Biofon. Ridiamo colore ai suoni della tua vita. Prenota la tua consulenza gratuita al numero 0832 34 48 21. Biofon ti dà ascolto. Biofon apparecchi acustici, Viale Japigia 42, Lecce. Biofon, ridiamo colore ai suoni della tua vita. Amici sportivi, buonasera, ci troviamo a San Donato presso il centro sportivo Fabrizio Miccoli, dove si sta svolgendo l'ottavo Memorial Mario Stasi, trofeo di calcio per il sessantennale del Panathlon Club di Lecce, fondato proprio dal mitico ingegner Mario Stasi. Siamo qui con il presidente del Panathlon Club Lecce, il collega Ludovico Malorgio. Alle nostre spalle si sta giocando praticamente la partita finale tra la squadra degli avvocati e dei magistrati, invece ai giornalisti non è andata molto bene. Non è andata bene, infatti hanno perso entrambe le partite, sia con i magistrati che con gli avvocati. Comunque è stata una bella partecipazione a questo evento, a questa manifestazione che noi consideriamo davvero straordinaria, perché celebriamo il sessantennale del nostro club, il Panathlon Club Lecce. Pensate che tra i primi 5 o 6 d'Italia, essendo stato costituito nel 1951 il Panathlon International. Quindi un evento importante, registriamo la presenza con molto piacere, la presenza dell'ingegner Giovanni Stasi, figliolo di Mario, e presente anche la delegata provinciale della Federazione Italiana Gioco Calcio, Luana Demitri. Quindi siamo contenti di aver offerto alle rappresentative di tre ordini professionali importanti, quali magistrati, avvocati e giornalisti, la possibilità di cimentarsi nello sport in un evento calcistico, e quindi onorando questa data che per noi è molto importante. Ecco Ludovico, qual è l'eredità sul piano, diciamo così, dell'etica, no? E dell'educazione sportiva che una figura come quella di Mario Stasi, che era un decatleta tra l'altro, può lasciare non solo ai giovani ma anche agli adulti? Beh, l'eredità che ha lasciato Mario Stasi è una eredità importante ed impegnativa al tempo stesso, che poi diciamo che sono i valori, ci ha lasciato in età i valori che lui ha interpretato, i veri valori dello sport, quegli ideali sportivi che devono essere proprio alla base del comportamento di uno sportivo agonista, cioè la lealtà, il rispetto dell'avversario, il rispetto delle regole. E sono questi valori che noi cerchiamo di promuovere e diffondere tra i giovani con le nostre iniziative, andando nelle scuole. In questo periodo, per esempio, abbiamo lanciato e promosso e lanciato la carta dei doveri dei genitori nello sport. Andiamo nelle scuole, incontriamo con il generale Michele Dodde, che è uno dei nostri fondatori, incontriamo le scolaresche e cerchiamo appunto di stimolare sia i bambini, i ragazzi, che i loro genitori ai comportamenti che devono contraddistinguere il vero sportivo. Bene, sta per concludersi la partita finale, ma tifi per i magistrati o per gli avvocati, visto che i giornalisti sono fuori causa? Ma io non tifo per nessuno, tifo per lo sport. Però mi raccomando, rinforziamo la squadra giornalisti, perché non è stata proprio una grande performance. No, ma io non dico che è importante partecipare, perché poi questa in certe occasioni è una fandonia, una bugia. Però insomma ci accontentiamo di aver partecipato e siamo molto felici che tutto sia andato per il verso giusto e si siano potuti divertire tutti i partecipanti. Il generale Michele Dodde è vicepresidente del Panathlon Club di Lecce, uomo di sport da tantissimi anni, da quando era ragazzo, presumo, generale. Beh, indubbiamente tutti quanti i ragazzi sono uomini di sport. L'importante è poi rimanere in questo ambito, in questa mentalità, ma io inviterei i giovani a guardare lo sport anche come fatto di cultura, perché se uno conosce lo sport culturalmente, capisce cosa significa essere uomini nel futuro. Certo, il Memorial intitolato a Mario Stasi, qual è il suo, come dire, giudizio su questa ottava edizione? Ma io
do un giudizio molto positivo, perché questa è la prima iniziativa, poi faremo un'altra iniziativa che riguarderà la pallacanestro e infine anche il nuoto come sport. Sono le attività che noi attualmente prediligiamo perché sono maggiormente attuate dai giovani. L'ingegner Giovanni Stasi, figlio di Mario Stasi, naturalmente presidente del Circolo Tennis di Galatina da tantissimi anni, da 3 decenni e oltre, oggi presente naturalmente al memorial intitolato a suo padre. Ingegnere, hanno vinto gli avvocati, com'è andata questa giornata? Beh, io questa manifestazione la seguo da sempre. Il presidente Vico Malorgio mi invita, ma io sarei venuto anche se senza invito, perché è una cosa che so che il Paladon per mio padre era un circolo, un club importante, è stato tra i primi in Italia a fondare questo tipo di club e sono 60 anni e sono orgoglioso. Io sono sono da 40 anni socio del, forse pure qualcuno in più, del Paladon. Devo dire che mio padre, nel fare tantissimi sport, il primo sport a cui si è avvicinato è stato proprio il calcio. Perché lui da giovane viveva a Otranto con la famiglia di mio nonno che era giudice e giocava nell'Otranto, non ricordo le categorie, ma era quella tra le ultime categorie. Poi quando si è trasferito a Pisa per l'università fu selezionato dal Pisa che giocava allora in Serie B, ma mio nonno disse o studi o giochi a calcio e mise il veto, per cui poi si è buttato sul rugby, sulle bocce, sul tennis, le ha fatte di tutto, scherma, ha tirato con Montano, pallacanestro, ha giocato con Ciampi ai tempi dell'università a Pisa, cioè a livello di sport credo che ne abbia lasciati pochi da parte. Hanno vinto gli avvocati, se l'aspettava, ingegnere? Beh, so che sono molto quadrati, sono poi, vedo che rispetto ad altre squadre sono pure un po' più giovani e questo conta, che sia i magistrati che i giornalisti erano un po' non datati, ma insomma non avevano quello sprint che hanno questi avvocati, che poi allenandosi hanno sicuramente la possibilità di migliorare pure come assieme, come gioco di squadra, insomma. Senta, ingegnere, per concludere, lei è un uomo di sport ma è soprattutto un uomo di tennis, no? Ci sono delle novità in Fieri per quanto riguarda Galatina, il suo circolo, programmate qualcosa per il prossimo anno? Beh, noi abbiamo due avvenimenti molto importanti, perché come il Paladon è arrivato a 60 anni, il Circolo Tennis di Galatina nel 2017 raggiungerà il cinquantennale, che non è da poco, perché siamo il secondo circolo in Puglia, forse poco il terzo, ma ce la giochiamo, sempre parliamo di anni, di tantissimi anni fa. E la cosa poi importante è che coincide con la promozione del circolo in A2, che è stato un risultato eccezionale, tenendo conto che per far capire l'importanza di una A2 tennistica ci sono in tutto in Italia 12 squadre di A1, 28 di A2, siamo a 40, e sono 7500 circoli ulteriori che giocano dalla C, dalla D1, D2, quindi 40 su 7500, so che sia una soddisfazione per una città piccola come Galatina, ma come tennis grossa, perché abbiamo fatto attività sportiva a tutti i livelli.